Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi torniamo a giocare a Spellforce Conquest of Io, la versione preview. Perché vi sottolineo che si tratta della versione preview perché manca ancora parecchia roba, potrebbero esserci bug, eccetera. Quindi, se doveste vedere robe del genere, ricordatevi questo particolare molto importante. Allora, stavo anche pensando che non so se porterò l'intera preview. Arriva fino alla settimana 21, però visto che comunque molto probabilmente lo giocherò quando uscirà la versione intera, devo un attimo vedere. Tra l'altro stavo provando in un'altra run con un altro eroe e ho visto che arriva un punto in cui i nemici riescono a ottenere un sacco di eserciti, un sacco di compagnie composte da 6 unità, mentre noi al massimo ce ne abbiamo 5 e pochissimi eserciti perché non abbiamo l'oro per far niente, e quindi arriva praticamente questo momento in cui è impossibile sopravvivere, perlomeno nella campagna che sto facendo io, poi non so gli altri. Allora, qui abbiamo aumentato la nostra zona di influenza l'altra volta. Dove sta il nostro eroe? Qui stiamo raccogliendo un po' di cosine. E dovremmo anche andare qui quasi immediatamente, in realtà, che è la cosa migliore per prendere un nuovo eroe e iniziare a muoverci. Allora, ho messo la musica bassa perché purtroppo durante il gioco si sente così normale, ma durante le battaglie va a cannone di fuoco, quindi non è che proprio mi faccia impazzire sta roba. E ho anche provato a far volare la torre, non possiamo far volare la torre perché prima dobbiamo fare tutta una serie di quest secondarie infinite. E l'altra cosa molto importante che, e che vi consiglio anche voi di fare, è liberarvi quanto prima di queste unità base. Questa non tanto, però questa è il problema, che praticamente essendo un'unità evocata non si migliora e non si può curare in battaglia. Questa, vabbè, l'arciere goblin in realtà è buono. Vi consiglio di liberarvi però delle altre unità goblin, perché ce ne sono, quelle umane sono molto più potenti. Anche gli arcieri in realtà sono meglio quelli umani. Qui dovrebbe esserci una città, quindi adesso appena abbiamo finito di raccogliere sta roba, perché è importante raccogliere sta roba, ma anzi in realtà lo sapete che vi dico, lo so che è importante, ma io direi ma anche sti cavoli, andiamo a prendere l'altro eroe e andiamo a prendere soldati, perché se no finiamo come nell'altra run che poi si crepa allegramente. Vedi? Qui abbiamo creato questo per prendere un po' d'oro. Dobbiamo andare a cercare altri posti perché a un certo punto questo oro finirà. Putum. Abbiamo costruito qualcosa? Sì, ma non stiamo costruendo ancora perché non ci abbiamo i soldini. Possiamo craftare? No, questo è per reclutare. Possiamo craftare? Questo che è? Questo evoca l'elementare. Queste sono ottime perché fanno recuperare vita. Possiamo fare delle granate. Delle granate, va. Poi, lo so che qui potremmo andare a combattere, ma io voglio andare prima a prendere l'altro soldato. Adesso spero che non succeda quello che succede sempre, ovvero che appena mi allontano, qui mi attaccano la torre. Abbiamo un altro esercito, per cui, ma non è particolarmente potente. Per quello che vi dicevo del fatto che i soldati, le compagnie di soldati nemici hanno più unità, sinceramente non ho capito come si faccia a sbloccare quel potenziamento anche per noi. Ok, ti potenziamo con o più vita o questo è buono, se poi lo mettiamo anche agli altri, ma io andrei con la vita. Praticamente spirito di branco, facciamo uno più di danno per ogni collega che ha con la stessa abilità. Adesso una cosa che io potrei fare è muovere questi e mandarli qui a combattere, ma come vi dicevo
Non vorrei che appunto adesso che mi sono allontanato qui. Param, casino. Tra l'altro, più che combattere, li potevo mandare. Chi c'è lassù? Con il tempo ricevi sempre più rapporti riguardanti delle luci danzanti. Le lettere si stanno accumulando in una colonna sempre più alta sulla tua scrivania. Forse è il caso di andare a vedere di cosa si tratti. Allora, intanto leggiamo le lettere. Ogni lettera descrive una luce simile a una fiamma blu che può essere solo vista all'interno delle foreste più oscure. Ok, andremo a investigare qua sotto. Qua sotto ancora non sono riuscito ad andarci, perché dall'altra parte è protetto da un altro eroe. Chi è questo? Sono dei nani, non so se siano buoni o cattivi. No, facciamo una cosa però. Non andate a combattere, mandiamoli verso la città. Andiamo a sbloccare la città. Tu vai qui, così prendiamo l'altro eroe, grazie. Ok, più 5 è la settimana del mana, più 5 di mana per giorno. Allora, vai qua. Oh, vedi, abbiamo trovato la città di Lyrain. Un'imponente città di Golden Fields, piena di mercati e case. E case shabby? Decadenti? O niente male. Comunque, una città con un sacco di case e un sacco di mercati. Purtroppo però la regione è stata colpita da una piaga di insetti negli ultimi mesi e che ha ovviamente attaccato la produzione agricola. Tuttavia possiamo ancora sentire l'odore del grano nel mercato. Ah, ok, dice, però puoi sentire ancora l'odore del grano nel mercato in forma dei prodotti con cui si fa, quindi come pane e dolci. Ok, visitiamo. Dovremmo attaccare questi in realtà per entrare alla città ed è quello che faremo assolutamente. Non possiamo in realtà. Ce la facciamo qui? Sì. Yes. Chi prendiamo allora? Mortanton o Piade per Species? Vediamo un po' che fanno. Sto sempre. Pure lui un mago, 100 su 100 lancia praticamente. Questo è tipo l'altro eroe. Questo lancia questa breccia. Può invocare una barriera e può costruire ancora più importante la lodge. Non tutti lo possono fare perché ho preso un eroe nani con l'altro giorno che non lo fa. Te 50 su 50, ciao. Andiamo lui. Ok, e adesso scendiamo di qua. Facciamo così, evochiamo. Possiamo evocare qualcosa? Sì, una di queste, va. Per dargli un minimo di difesa. Non mi posso muovere, è inutile che mi dici che io mi posso muovere se poi non posso farlo. Ok. Ah, maledizione, posso evocarlo solo qua. E allora, ciao. Purtroppo qui ci sta finendo la miniera. Sarà un bel problema. La facciamo così. Tu segui a noi perché non hai truppe ancora. Mazza, bello camminare nei boschi. Allora, qui potremmo fare così, allora, visto che l'abbiamo evocata. Ah no, uguale, è vero. Si può evocare solo nel regno. Attacchiamo. Ok, sì, combattiamola perché dice che praticamente
Uno è a rischio di morte. Qui c'è il ponte. Sono di livello alto, però anche i nostri eroi in teoria. Ok. Ci abbiamo delle granate, sì. Volete vedere il golem? Vi faccio vedere il golem. Eccolo qua. In realtà è super schiappa, però... sembra imponente, ma vedete già, c'è 44 di vita. Però, perlomeno attira i nemici. Occhio a cliccare destro per velocizzare i movimenti dei vostri soldati, perché a me spesso è successo che tipo scatta il turno, il vostro turno senza avvisare, e quindi finisce che muovete i vostri soldati in posizioni idiote. Allora, curiamo. Grazie. Bene, tu non puoi andare da nessuna parte. Oh, ovviamente nella città, come vedremo adesso, non possiamo prendere subito l'unità. Dobbiamo salire e sbloccare nuove costruzioni. Ma dobbiamo salire di livello e amicizia. Gli arcieri sono pure saliti di livello, abbiamo preso un po' d'amicizia con loro. Level up, difesa. Vediamo un po', vediamo che possiamo prendere. Vedete, questi ci possono vendere i piani per costruire la caserma umana, ma dobbiamo salire qui di reputazione, dobbiamo arrivare a livello 4. Che possiamo comprare? Però possiamo comprare della milizia, che non è che mi dispiaccia, o altre robe qui, tra cui questi, queste unità che usano l'ascia. Però dice, le unità che sono acquistate nella taverna ottengono il profilo di ubriacone, ovvero che perdono il 50% della volontà, quindi no grazie. Ma possiamo prendere una di queste. E questa è buona in realtà. Non è l'unità più potente, ma vedete ha 60 di vita contro questi che ce n'hanno tipo 57, mi pare, vediamo. Ah no, anche questi ce n'hanno 60. 8. Ci avevano qualcosa di più. Allora forse non erano questi, forse sono i fanti gli altri. Poi, per aumentare la reputazione dobbiamo prendere le missioni. Questa, l'incantatrice. A quanto pare c'è questa incantatrice Madame Mirelle, che in realtà è solo un'imbrogliona e sta sempre a spillare i soldi ai poveri contadini del luogo. E oggi ha proprio in piano una di queste sue dimostrazioni ed è un, per noi potrebbe essere un'occasione per svelare tutti i suoi trucchetti. Ok, eccolo qua, prendiamo anche l'altra missione. Bestie e bestiacce. Mentre giriamo per il villaggio veniamo attratti dalle urla... dalle urla di una donna. Ci affrettiamo verso l'origine del rumore e vediamo che è inginocchiata nel campo sul corpo, sul cadavere di una pecora fatta a pezzi. Nel frattempo arrivano altri popolani, chi dispiaciuto, chi infuriato, eccetera.
Osserviamo il cadavere e vediamo che queste ferite non sono ferite di lupo, ma di qualche altra bestia. Queste probabilmente questa piaga di insetti che dobbiamo terminare. Possiamo vedere le ferite? Sì. Ci sono delle tracce molto, infatti ci sono delle tracce molto particolari, loro non le hanno mai viste. Che diavolo di mostro ci sta tormentando adesso? Oh guardiani, aiutateci. Cosa faremo? Troveremo l'origine dei danni. Vedete qui dobbiamo andare a ammazzare uno, due e basta. Quella roba lì per liberarci. Allora adesso noi facciamo rimanere i nostri soldatini qui così si potenziano. Poi un po' fa più niente. Ah, questi sì, si devono curare. Ah, maledetto. Scappa. Infatti il problema è proprio questo, che non spawnano gli eroi nuovi con un esercito al seguito. Quindi è ovvio che poi può succedere una roba del genere. Più difesa contro magia bianca o... Fortunato, l'unità infligge sempre danno massimo. Facciamo questo. Allora facciamo così, va. Ok, unisciti a loro, bene, almeno adesso hai un esercito. Iniziamo ad andare qui. Tu potresti andare qua effettivamente. Sì, no. Sono mezzi morti, prendiamo un po' di livelli, abbiamo preso anche una benedizione, facciamo sempre... danno massimo. Allora, lancia un elisir instabile, infliggi 19 di danno elementale ad ogni nemico, a un nemico in un range di 5 tile. Può applicare frostbite, freddo, avvelenamento, bruciatura, oppure puoi curare 50 di vita a un alleato. Non ce l'abbiamo? No. Oppure medita, recupera 3 punti focus. Facciamo la vita. Arcieri, difesa. Andiamo a prendere sta roba. Purtroppo non ci arriviamo. Qui potremmo creare... potremmo mettere il lodge, perché tanto qua tra un po' finisce. Oddio, anche qui, eh. Anche qua in realtà. Perché la città c'ha solo un punto moneta. Mi interesserebbe anche prendere l'altro eroe, ma purtroppo ha solo 50 punti di vita. Vediamo un po' sta battaglia, va? Così proviamo subito il nuovo eroe. Oh, ci sono questi, che fastidio. Gli arcieri sono buonissimi. Eccoli. Darci fuoco, maledetti. Adesso facciamo così, però
No, io direi aspettiamo. Dovremmo ottenere un po' più di difesa. Morte. Ok, adesso se provano a spostarsi, esatto, attacco d'opportunità. Victory! L'eroe non è salito di livello, però. Velocità, recupero salute, recupero salute. E abbiamo preso una monetina. Ok. Allora, dobbiamo... Possiamo anche raccogliere qui un po' di roba, eh? Dovremmo andare a finire questa missione. Ah, comunque è di strada. Poi con te andiamo questa. 10 di scienza. E direi sì. Ah, non c'è più? Ah, non possiamo più prendere eroi. Basta, è finito. Oh, 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 oh. Allora, se metto qui, sono 3 monete. Beh, dobbiamo andare qua. Sì, sì. Ho veramente poco oro. Non posso costruire un'altra roba per l'oro? Sì, workshop. Più 3 d'oro per giorno. Poi, gli edifici dall'altro possono avere delle estensioni. Il fatto è che non so come si sbloccano. Potrebbero non essere ancora implementate nel titolo. Costruiamo questo. Utilizziamo un sacco d'oro, ma è l'unico modo di avere delle entrate stabili e non dover dipendere su queste. Allora, poi quassù c'è un'altra città in realtà dove dovremmo andare. Il fatto è che io cercherei anche di tornare un attimo vicino la nostra base. Cos'è successo? Con la coda dell'occhio vedi uno scintillare nell'aria. A prima vista avresti detto che giureresti che il luogo dove hai visto lo scintillio sia vuoto. Ma adesso che ti giri e guardi meglio, vedi un pozzo dei desideri. Curioso. Accendiamo con l'altro, noi dobbiamo andare quassù. Perché voglio arrivare quanto prima a sbloccare il livello massimo d'amicizia con loro per poter avere delle truppe. Ah sì, per forza. Ah, non sto cercando niente. Ok, che cerchiamo? E poi tra l'altro, guardate, questo posso anche aspettare, tanto mi dice che non funziona e che dopo devo reclutare i contadini, ma noi tanto i contadini non ce l'abbiamo, quindi aspetterei. Farei più che altro, ci dovrebbe essere qua una magia, non l'abbiamo ancora sbloccata, ce n'è una molto buona che ti permette di curare di tipo 50 punti una tua unità. Però facciamo questa qua, cerchiamo delle gelatine. No, so, le meduse. Comunque la mappa è enorme, eh? Va tutta qua indietro, tutta qui, c'è veramente tantissimo da vedere. Ok, qui c'è la prima parte della missione. Allora, possiamo fare 2 cose. Praticamente il magazzino è pieno di grandi insetti schifosi e hanno già mangiato metà delle scorte di grano e non c'è molto ancora intatto. Devono essere praticamente le stesse creature che hanno fatto a pezzi la pecora che abbiamo visto prima. Possiamo attaccare immediatamente e usare un pezzo di carne per creare una sorta di trappola. Proviamo.
Abbiamo ottenuto un pezzo di pelo, abbiamo aperto un pezzo di carne più 5 di ricerca. Le bestie divorano la trappola, l'esca, ferocemente, e riusciamo ad attaccare quando sono distratti. Ok, abbiamo preso ricerca, avrei preferito l'altra perché non abbiamo preso esperienza. Ok, la prima parte qui l'abbiamo sbloccata. Adesso manca solo questo. C'è anche il pozzo dei desideri, ma lo facciamo dopo al ritorno. Ok, più rigenerazione delle ferite. Ci sono tanti, eh. Andiamo di qua che c'è una casina. Salve. Allora, a quanto pare sentiamo qualcuno che bofonchia. Ci avventuriamo all'interno della città e vediamo delle guardie riccamente vestite. Si tratta. Delle guardie di Khorne Baron Goldensfield stesso. E stanno cercando qualcosa all'interno di una casa. Uno di questi soldati sta figgendo un manifesto sulle porte, sulla porta della casa. No, su, sì, sulla porta della casa. Sull'albero al centro della piazza del mercato. Hanno rubato praticamente un anello con sigillo. Ok, vediamo di trovarlo. Che ci dai i soldini. Ma sta qui. Ok, pure vicino. Dico. Allora, andiamo a ammazzare. Niente, prossimo turno. Questi scappano, saggi. E noi attacchiamo. Tocca farla perché sennò ci muore lo sciamano. E non vogliamo che ci muoia lo sciamano, dato che è l'unico che ci può curare. Dopo potremo trovare gli alchimisti pure, che sono in grado di curare le truppe, oltre che ad avvelenarle. E come vedrete, le truppe, cioè come avete già visto, le truppe che possiamo praticamente assoldare nelle città sono le truppe dei giochi precedenti. Ah, vanno diretti per lo sciamano. Commander. Commander? Oh no, no, non me li massacrate. Commander? Ah, meno male, che fortuna. Yes. Allora, usiamo lui perché questi tanto non salgono di livello. E comunque alla fine li dobbiamo utilizzare perché sennò non li ammazziamo. Niente livello, però abbiamo preso 10 di ricerca e 20 di reputazione. Ok, restiamo qua che dovremmo curarci in maniera più rapida. E qui intanto andiamo a vedere un attimo che succede. Allora, ci imbattiamo in un gruppo di pellegrini che ci salutano e continuano a pregare a Tiara e Hirin. Niente, proviamo qua. Dobbiamo andare a scoprire chi ha rubato sto coso, sto anello. Adesso però, prima di andare via, devo mettere questo qui. Sono tre monete. Qui e
dopo con lui lo metteremo tipo qua. Tanto, quello, vedi, quello non esiste più. Questo non lo possiamo prendere. Quindi, sì, voglio metterlo qua. Maledetti. Ok, abbiamo costruito un altro workshop. Solo 2 monete d'oro. Però vabbè, meglio di niente. Allora, cosa abbiamo? Urlo di battaglia più 2 di focus in un'area di 6 tiles. No, cioè ha bisogno di 2 focus. E attiva più 2 punti di danno corpo a corpo. Questo 28 danno corpo a corpo. In melee. Questo. Questo cos'è? Primo attacco. L'unità colpisce sempre per prima. Oh, facciamo questo. Anche perché non l'ho mai visto. Ah, mi sono dimenticato che devo costruire la casina lì. Vabbè, intanto costruiamo questa. Facciamola qua. 2 turni. Nani! Infami. Facciamo la battaglia così vediamo i nani pure. Che gli abbiamo fatto? Allora, siccome ci attaccano loro, noi possiamo rimanere fermi. Guardate che belli, eh? Mazza, tirano i serci. Allora, io direi, facciamo così, andiamo qui, qui. Commander? Ok, allora, fuoco. Fuoco. Mettiamo questo qua a proteggere lui perché sennò so cavoli. Ma le pietre no. No. Ecco così. Purtroppo si sono ficcati negli alberi, quindi gli facciamo troppo danno. Basta curarsi. Ah, vedi, se ci curiamo in battaglia ci cura anche fuori, cioè viene mantenuta la vita. Ottimo. Staccano pure questi? Bello, inferno. Bersaglia un'area, colpiscila 5 volte e infliggi 16 punti di danno elementale o indebolisci il nemico. No, facciamo questo. Più
6 di danno contro coloro che sono in grado di lanciare la magia. O un glifo in più, diciamo questo. A proposito, che possiamo mettere? Inflame. Possiamo mettere questo. Recuperiamo un pezzo di cadavere in più ad ogni combattimento. Dove? Oddio, è qua giù, mamma mia. Andiamo a vedere se nel frattempo possiamo prendere qualcos'altro. Nope. Tanto c'è sempre il problema che abbiamo la capitale, cioè la capitale, la torre vuota. Ok, più 5, bene. Andiamo a vedere qui che c'è. Un sacco di roba, abbiamo preso anche questo qua. Un portafortuna. Oddio, se mettiamo qui la casina otterremo anche uno di mana, eh. Ma non lo so. Che succede? Allora, smanazzando tra i nostri materiali incappiamo tra un set di ossa stranamente incise. Queste incisioni indicano qualche tipo di sistema di annotazione, tuttavia non riusciamo a capire bene quale sia il suo significato. Tuttavia le ossa emettono una leggera aura magica. Devono essere state probabilmente prese da qualche rovina vicina. Forse possiamo andare a investigare queste rovine per capire il significato di queste ossa. Allora, 5 di mana per fare Detect Magic sulle ossa. Cerca il sito vicino, facciamo prima mana e vediamo se ci sono trappole o robe del genere. Ci mettiamo in sintonia con le ossa e riusciamo a risalire al punto in cui sono state, da cui sono state recuperate. Dopo un po' di indagini possiamo con precisione individuare questo luogo, delle rovine non lontane dalla mia torre. Ok, vediamo un po' cosa ci sarà. Eccole qui, guarda. Allora andiamoci, intanto andiamo a combattere questi. Sempre un po' di esperienza, non molta purtroppo. Che ci sarà qui? Intanto possiamo prendere questo, così facciamo sempre il massimo dei danni. Vai. Allora, le tracce questa volta ci portano in un posto molto tranquillo. C'è un tronco che giace nel suolo ed è stato scavato in modo da formare una sorta di panchina che permette di osservare le colline circostanti e i campi dorati. Qualcuno ha scavato anche un focolare, una zona dove mettere un focolare, e si possono vedere tra le ceneri le ossa di una lepre. Continua a cercare. Proprio quando stiamo per andare via vediamo qualcosa brillare alla luce del sole e qualcuno ha fatto cadere delle monete d'argento. Ok, niente. Ancora, abbiamo trovato quello che ci serve. Possiamo craftare qualcosa con tutte queste monete che abbiamo? Ah, vedi? Crea questo. Che cura. Ma aspetterei, se faccio questo e questo, niente. E questo? Delle razioni con l'occhio ai ciondoli. Ma. Ah, però posso fare con questo? Ecco, esatto. Bone dust.
che se non erro Bone Dust mi fa fare le granate, credo. Fortunatamente il nostro eroe principale cammina un sacco. Non stiamo ricercando niente. Guarda che bello, che sblocca anche un'immagine che rappresenta quello che possiamo adesso invocare o ricercare. Resistenza ai colpi dalla distanza. No. Fatica, stiamo cercando. Ah, vedi? Alcune stanze si sbloccano portando a termine determinate missioni. Ferma la piaga che minaccia i campi dorati e sarà quello ovviamente la caserma umana. Facciamo questo, che già era attivo. Oh, questi son veramente forti, i non morti. E questi saranno tra i nemici principali, sono sempre tantissimi, fanno malissimo. Allora, andiamo un po' più indietro. Ok. Yes. Resistete, Fanti, resistete. Adesso vi curiamo. Che così dopo siete già belli pronti. Oddio, più o meno. Senti, proviamo questo. Ah, però il nemico è a caso. Yes. Beh, bello. Ah, e poi continua finché non finisce. Beh, no, no, bellissima abilità. Ah, questo qui, questo attacco è potentissimo. La freccia arcana, 24 di danni da magia bianca. Andiamo a vedere che c'è qua dentro. Allora, queste rovine hanno tracce ovvie di un'antica battaglia con molti scheletri e armi ormai rotte che occupano tutte le rovine. Una delle torri resta ancora più o meno intatta. E da attraverso un muro decrepito possiamo vedere che c'è una scala che porta probabilmente a quello che dovrebbe essere una cantina. E più sotto c'è una sorta di cumulo. Che facciamo? Cerca la torre, cerca la cantina, cerca il tumulo. Cerchiamo la torre prima. Sembra intatta. La parete. Una delle pareti è stata distrutta e c'è un enorme scheletro che giace sulla parete, ma non c'è niente. E incappiamo in tombaroli. Ok. E uno solo. Dovremmo vincere noi. Esatto. Mettiamo un po' di roba. Niente, non abbiamo trovato niente purtroppo. Allora, perché non ho fatto il tumulo? Perché in determinati casi, in realtà mi è sempre capitato così, vi dà la possibilità di esplorare tutti
Yes. Si dice tutti i yes. Le zone vicine. Quindi pensavo fosse anche questo il caso, ma a quanto pare no. Yes. Belli resistenti, eh? Ma sono resistenti anche le nostre guardie. Eolle. Ah, l'eroe è salito di livello, vedi? Ottimo. Allora, più 2 di focus, più 1 al danno magico, questo che è? Danno magico, prenderemo 21, più 2 di ricerca per giorno. Facciamo questo, aumentiamo un po' il danno magico. Bene, e direi che possiamo terminare qui questo video su Spellforce Conquest. Oh, io, come vi dicevo, non sono sicuro che continuerò questa serie, perché tanto è solo la versione preview, quindi ancora non è completa, e siccome molto probabilmente quando uscirà il gioco coprirò il gioco completo, non vedo quale sia al momento l'uso di fare una serie più o meno lunga su questo gioco. Tanto abbiamo già fatto, questo dovrebbe essere il terzo video, quindi abbiamo le meccaniche, le avete viste più o meno le meccaniche principali. Comunque vedremo anche come andrà il video. Come sempre vi ricordo che qui in descrizione trovate il link alla pagina Steam del gioco, nel caso lo voleste mettere in wishlist, e che qua sotto potete mettere un commento, like al video e iscrivervi al canale. Come sempre io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!